Nicola Balloi, oggi contento perché fai l'esordio al Tortoli, classe 2000, in una gara, era la gara della festa, siete arrivati in Serie D e tu hai fatto una bella prova, sei contento? Sì, sono contento prima di tutto per l'esordio, perché è arrivato dopo 2, 3, 4 panchine, diciamo. Poi sono venuto da un'altra società, da un settore giovanile, quindi un ambiente completamente diverso, però... Devo ringraziare i più grandi e tutto, perché comunque mi hanno aiutato, mi hanno fatto sentire a mio agio ed è grazie a loro, diciamo, che ho trovato lo stimolo per andare avanti. Senti, non l'hai detto, il settore giovanile del Cagliari, quindi sei arrivato al Tortoli. Comunque la maglia è sempre rosso-blu, quindi... Sì, è sempre tutto rosso-blu, quindi mi sento a mio agio, diciamo. Senti, come ti ha preparato il mister alla gara? Perché comunque... Per voi non cambiava niente ai fini della promozione, però volevate vincere, quindi era importante. Sì, sì, hanno iniziato una stagione da vincenti e volevamo finire a tale, quindi oggi sono arrivati 3 punti, siamo contenti, sono contenti tutti quanti. Il mister, devo dire, che mi ha dato dei consigli giusti, mi ha detto che comunque era la mia prima partita, io vengo da un settore giovanile, non da una prima squadra, quindi un calcio completamente diverso, di giocare semplice come so fare, di non voler strafare e niente, poi se la giocata sarebbe capitata avrei potuto puntare e diciamo mettere in difficoltà la difesa. Senti, mi sono ricordate due tue giocate. In una hai fatto un tiro deviato dentro l'area, angolato con una deviazione, e l'altra un bel lancio di Niedu, lì hai tentato l'aggancio al volo. Cos'è successo verso la fine del primo tempo? Allora, no, lì nell'ultima occasione sul lancio di Niedu ho visto il guardalino sventolare per il fuorigioco, poi ho sbagliato. Ti ha deconcentrato? No, beh, diciamo che ho sbagliato il controllo, non devo dare dei meriti al fuorigioco. Poi mi sono accorto di essere in fuorigioco e meno male, perché comunque poteva essere un'occasione importante. Alla fine del primo tempo sarei potuto andare a riposo con più tranquillità sul 2-0. Mentre per la prima, niente, ho puntato, ho sperato il difensore e poi ho visto solo lo specchio. Cioè, aveva liberato Figos con un gran colpo di tacco. Sì. Senti, invece hai detto un'esperienza con i grandi. Questi grandi sono tutti giocatori che hanno vinto campionati. Sì. Dov'è che ti aiutano? Allora, sicuramente loro non mi dicono quello che devo fare, però io già avendo la fortuna di poter allenare insieme a loro puoi sempre imparare. Ecco, si dice che negli allenamenti si impara, no? Quando giocate e incontri di fronte uno come Gutierrez che la gamba la mette anche se 16-17 anni. Ma è giusto così, perché bisogna fare il callo già da questa età in modo tale da arrivare preparati. Senti, invece parliamo del futuro, cosa farai? Rientri al Cagliari, chiederai se ti vuole il Tortoli, di continuare il Tortoli, perché poi la Serie D è un'ottima vetrina. Io ora sono, sì, non lo metto in dubbio quell'ansia, è una grande possibilità. Io ora sono vincolato con il Cagliari ancora 2 anni, quindi vedremo, si metteranno delle società d'accordo, diciamo. Però se la squadra rimane a questo, è un ottimo livello e un'ottima piazza di crescita, io sarei quasi tentato di stare qua, perché comunque è un calcio diverso, ripeto, un calcio di grandi, di altre responsabilità rispetto a un settore giovanile, quindi vi impari più che cosa è il calcio vero. Ecco, quindi è vero quando si dice che poi un giovane è in una prima squadra, anche nei dilettanti, cresce tanto, impara tanto, no? Tu lo stai dicendo, lo dimostri, che anche per un paio di mesi a contatto con giocatori che hanno fatto anche professionisti, perché c'è D'Agostino. Sì, da voi, sì, no? Sì, assolutamente. No, uno svezzamento completamente diverso, diciamo. Io sono contento, perché comunque è un calcio, ripeto, a cui non ero abituato. Ed è un calcio più maturo, 2 tocchi, quindi meno tocchi, si fa girare la palla e poi sono cinici sotto porta. Non si può sbagliare, perché servono i punti. Senti, forse è presto per chiedertelo. Hai ricevuto qualche messaggio per la prima gara? Hai mandato tu qualche messaggio? Perché si è contenti, sarà una gara indimenticabile. No, dai, diciamo che ho sentito solo i miei genitori prima e niente, già loro mi hanno saputo. Ma c'erano al campo? No, per un lutto sono dovuto andare a un funerale, comunque
niente, diciamo che li sentivo vicini comunque, mi ha dato una grande sicurezza, io sono contento per questo. Grazie Enrico, complimenti per l'esordio, in bocca al lupo, sperando di vederti in altre gare di campo. Speriamo, ciao, grazie a tutti.